Il 31 dicembre del 1959 Saint Josemarie celebrò la prima messa della pace. Saint Josemarie predicò con instancabile zelo la necessità di ricorrere ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia, doni di Dio ai suoi figli, fonte di pace e di allegria perenni. La Madonna, così come l'invoca la Chiesa, è la regina della pace. Per questo, quando la tua anima, l'ambiente familiare o professionale, la convivenza nella società o tra i popoli sono agitati, non cessare di acclamarla con questo titolo, Regina Pacis, ora pro nobis, Regina della Pace, prega per noi. Anche l'associazione culturale Città di Castrovillari, per volere del direttore artistico Antonio Notaro, da ben 24 anni all'interno del cartellone dell'Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, inserisce la Santa Messa della Pace, celebrata nel Santuario della Madonna del Castello a Castrovillari, che ha visto la partecipazione di diversi gruppi folclorici. In un momento dove i noti e gravi fatti di cronaca ci fanno diffidare dal diverso, da questa celebrazione si è levato un messaggio molto positivo, fatto di pace, integrazione e fratellanza tra popoli, a volte molto diversi per usi e costumi. Ad officiare la Santa Messa, a cui hanno partecipato i gruppi del Brasile, della Romania, della Colombia, della Costa Rica, della Bolivia e naturalmente dell'Italia, con il gruppo ospitante Città di Castrovillari, Don Carmine De Bartolo. Suggestivo il momento in cui ogni componente dei gruppi partecipanti alla kermesse folclorica ha letto il messaggio di pace accompagnato dalle melodie della propria terra per capire storia e consuetudine come spirito e temperamento di ogni popolo. A este bello país que nos ha recibido con los brazos abiertos, esa tranquilidad, trabajo, amor, pero sobre todo una sonrisa en sus rostros, muestra de una vida plena y feliz. Con nuestro amor alimentemos el espíritu de los amigos bolivianos y así llenas con tu misericordia, esperanza y fe nuestras almas y así irradiaremos a nuestros hermanos de Togo, Italia y Rumania. Santificado sea tu nombre, gloria a ti Señor. Venga a nosotros, venga a tu reino, gloria a ti Señor. Possa transmitir a todas as nações, a todos os mundos, que é uma linguagem universal, a paz ela é o mesmo significado em todas as línguas, que possamos, enfim, transmitir para cada cidade que estamos, cada parte do mundo, a paz. Cabe no caso, da número do povo romano, se puder transmitir de Haiti, de Santa Misericórdia de Castrovillari, Itália, um mensagem de bienvenida, tolerância e paz. Credem que prin folclor, toate popoarele se apropie unul de altul și în felul acesta contribuim cu toții la o mai bună înțelegere între toate popoarele lumii. Credință, speranță și iubire este și mesajul ansamblului nostru, care îl ducem cu noi în toate colțurile lumii. Pentru prietenie și pace, suntem și astăzi aici. Dumnezeu să ne ajute! Faci un milagre în mine! Queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de brindar un encuentro con diferentes culturas, diferentes idiomas en este punto del mundo. Para Bolivia, volvemos de 11 años y creo que la mejor bendición que recibimos de Dios es encontrar a los amigos. Vivamos este festival con la misma emoción de siempre. Ya estarán aprendiendo las canciones con los pies y con las manos, porque Bolivia simplemente quiere reflejar al mundo que debemos traer la paz y estos días es muy importante para mostrar a todos que sí se puede, con nuestras culturas y nuestras diferentes experiencias. Agradecer a Dios una vez más y que viva el festival.
so che un sogno così non ritorna mai più. Le dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.